Zucchero, bacco per bacco, ci trasferiamo dunque a Mantova nel corso del nostro spazio pomeridiano tra musica e parole. Ci colleghiamo come sempre con Mantova e quindi con Barbara Dentis, in questo caso per parlare di piacere moglia. A te la linea, Barbara, buon pomeriggio. Ciao Giorgia, un saluto a tutti gli ascoltatori. Il 6, il 7 e l'8 giugno torna Piacere Moglia, la seconda edizione della manifestazione che si svolgerà a Moglia e a Bondanello. L'anno scorso era nata per tirarsi un po' su subito dopo il terremoto e per far sì che la gente si riappropriasse del centro storico. Quest'anno ha tutta l'aria di diventare da quest'anno in poi un appuntamento fisso. Infatti sono tantissime le manifestazioni che ci sono, ce n'è davvero per tutti i gusti. Siamo in compagnia di Simona Maretti, sindaco di Moglia, che ci spiega un po' che cosa ci dobbiamo aspettare, come sarà Piacere Moglia 2014. Nel 2014 ritorna con ancora maggiore entusiasmo, visti i consensi insomma ottenuti nell'anno precedente, e ha ancora naturalmente questa finalità, che sarà la sua, di valorizzare l'artigianato locale, anche in una logica di innovazione e ricerca, di cui alcuni eventi come il convegno con l'architetto Franco Lanner, la presenza del Fab Lab in Primatur, quindi l'artigianato digitale, e dall'altro quello appunto di presentare anche la situazione, tant'è che sarà realizzata una mostra dei progetti di ricostruzione presso l'Ecomuseo in Piazza della Libertà. Ecco Giorgia, ti posso soltanto dire che ci saranno avvenimenti sportivi, degustazioni gastronomiche, sfilate di auto e moto d'epoca, ma anche le botteghe di una volta, concerti, un convegno appunto sul legno, il legno come frontiera dell'architettura, quindi anche come suggerimento per chi deve ricostruire Moglia dopo il terremoto. Una manifestazione che avrà degli eventi serali, assolutamente da non perdere, a mio giudizio, la discesa in canoa e la passeggiata a cavallo sotto le stelle con fiaccolata, deve essere veramente una cosa fantastica. Il programma è stato messo in piedi dal Comitato Moglia 2015, che ha fatto un po' da trade union tra le diverse associazioni del territorio. Qui con noi c'è Antonio Salvaterra, perché proprio 2015? Noi ci auspichiamo che sia l'anno della svolta, infatti il Comitato 2015 ha questo nome proprio perché non si è voluto occupare delle emergenze immediate, ma ha subito, fin da subito, cercato di dare un indirizzo strategico verso il futuro, quindi cercato di vedere al di là, oltre gli ostacoli del terremoto, e quindi dare un futuro all'economia, come anche all'associativismo e anche proprio alla vita dei mogliesi e di Bondanello. Un appuntamento quindi, come dicevo, che ha tutta l'aria di diventare una ricorrenza annuale, anche perché insomma purtroppo i danni del terremoto ci sono ancora e nonostante tutto la popolazione ha voglia comunque di riprendersi, di divertirsi, di riappropriarsi delle proprie vie, delle proprie piazze. C'è ancora tempo, 6, 7, l'8 di giugno, quindi quando ci sarà la manifestazione, però vi suggerisco di andare a vedere il sito internet www.piaceremoglia.com, dove troverete tutte le informazioni e il programma completo dei 3 giorni. Ricordiamo che sono una ventina di eventi, quindi vi aspetto a Moglia, ricordatevi il 6, il 7 e l'8 di giugno. Per ora da Mantova è tutto, a presto! Non mancheremo naturalmente, grazie a Barbara Dentis e ai suoi ospiti, informazioni su Piacere Moglia di nuovo nei prossimi giorni, perché Radio Pico sostiene questa bella manifestazione.